al telegiornale di Toscana TV. È stata una notte caratterizzata da un grosso sciame sismico sia in Mugello sia in Val di Bisenzio, quindi siamo a cavallo tra le province di Firenze e di Prato. Almeno una cinquantina le scosse rilevate dai sismografi, alcune delle quali intorno a magnitudo 3 della scala Richter, quindi avvertite anche dalla popolazione. Per fortuna non si registrano danni e c'è stata naturalmente un po' di legittima paura e preoccupazione con alcuni che hanno deciso di passare la notte fuori da casa. Ci colleghiamo ora con Chiara Valentini, che è a Barberino di Mugello, e ci dà un po' il punto della situazione. Chiara. Sì, buongiorno Claudio. Molta paura ma nessun danno. Potremmo riassumere così la situazione qui a Barberino, ma diciamo subito che anche la paura che comunque i cittadini hanno avvertito questa notte, e molti si sono riversati in strada, anche qui Piazza del Mercato era piena di persone, e soprattutto la paura del ricordo del terremoto del 2019. Quello sì davvero fu un terremoto importante da un punto di vista anche di danni per la cittadina, ne porta ancora le tracce Barberino. La scossa nel 2019 fu 4,5. Certo, anche questa notte, quella di 3,1 avvertita intorno all'1:20 e poi le altre che sono seguite hanno spaventato molto i cittadini di Barberino. Alcuni però hanno deciso di non scendere in strada. Quello che possiamo dire sicuramente è che proprio dopo la grande paura del 2019 e comunque in un territorio che è abituato alla concreta possibilità che arrivino delle scosse di terremoto, quello che non abbiamo registrato questa mattina è la paura dei cittadini di non essere informati. Scatta immediatamente un tam tam anche sui social, da parte anche ovviamente del comune, sul sito del comune, di informazione dei cittadini che sanno che cosa fare, sanno come si devono comportare. Certo, la paura è qualcosa di difficilmente controllabile, però insomma c'è stata soprattutto quella, e lo ripetiamo, un ricordo, diciamo, di quella che è stata veramente la grande scossa del 2019. Io direi di sentire subito il vice sindaco che ci racconta come comunque a partire da questa notte la situazione venga naturalmente monitorata, e poi anche alcune voci dei cittadini di Barberino che abbiamo raccolto questa mattina. Poi la linea torna a te. Vice sindaco, qual è la situazione? No, la situazione stamattina è tranquilla, come lo era stanotte, tanta paura. Noi ovviamente in via precauzionale stiamo verificando gli edifici pubblici e quelli scolastici, quindi diciamo la situazione ora è tranquilla. C'è stata ovviamente tanta paura. Diverse le persone in strada stanotte? Sì, ci sono state diverse persone in strada, un po' in tutte le zone del comune, quindi ci sono state la protezione civile in giro per verificare la situazione, ma comunque era una situazione tranquilla. Più che altro, come dicevo, è stata la paura anche un po' del ricordo del sisma del 2019. Quell'anno quali furono i danni? Ci furono molti danni a edifici privati, dovemmo istituire una zona rossa perché appunto nella parte più centrale del paese c'erano diversi edifici inagibili, quindi molte famiglie fuori casa, diversi giorni attiva la palestra comunale per ospitare le persone che erano fuori casa, e poi comunque le persone sono rimaste a lungo fuori casa e c'è stato un lungo lavoro per rimettere a posto gli edifici che erano rimasti inagibili. Ancora si sono un po' le tracce, ecco. Come vi muoverete nelle prossime ore? Adesso sono rientrati tutti a casa, è stata più la paura che altro, ma nelle prossime ore? Appunto, come le dicevo, stiamo facendo un monitoraggio degli edifici pubblici e niente, monitoreremo anche la situazione e quindi ci muoveremo secondo quello che avverrà. Speriamo, niente, ecco. L'ho sentito, sì. Avvento all'una e alle due, poi io mi sono alleato dal letto, io sono sempre stato a letto. Non è uscito di casa per... No, 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 quelli vicini erano tutti fuori, fuori le macchine, ogni cosa, io no, io sono rimasto a letto. Voi? Sì, anch'io ho sentito tutto. È uscito di casa? No, io no. Però la paura c'è. Hanno dormito in macchina. Qui c'è la gente piena la piazza. Il ricordo del 2019 è fresco? Miseria. Sì. Ma secondo me è tremendo, quello di 19 è stato tremendo. Non è che queste sono. Sì, Sì, sono a state tre si delle sentono, però scosse. no, come 19 si fece tutti fuori.
non è che si rimase in casa. La televisione non è venuto le scosse, sicché dopo con mia moglie siamo usciti di casa, è uscito tanta gente in macchina, era pieno. Stanotte ha avuto paura? Ma io ero andato a letto da allora, ho sentito due scossettine piccine, poi è venuto su mia moglie, è venuta quella più grossa, siamo rivestiti, siamo andati fuori. L'avete sentito il terremoto? Certo. Eravate in casa, dormivate? Eravamo in casa, io dormivo, lui l'ha sentito sia il primo che il secondo. Poi... L'ha svegliata? Sì. Mi ha svegliato lui, io non l'ho sentito. Lei dormiva. Quindi mi sono svegliata e poi niente, sono stata sveglia, cosa fare. Non è uscita di casa? No, sono stata a letto, ho detto staremo a vedere. Lei signora l'ha sentito? Sono con me. Ecco, eravate al telefono, vi siete fatte coraggio? Beh, un pochino sì, certo, certo. Poi io non sto a Barberino, sto un pochino fuori e ne abbiamo sentite quattro sicuramente belle forti. Nel 2019 avevate avuto danni? No, io no, personalmente no. Però il ricordo di quel momento? Ma sì, non è piacevole, no, no, infatti. Sì. L'ha sentito? Sì, siamo stati in macchina fino alle 4, sì, tutte le scosse, dall'1.7 alla 3.1 tutte, fino alle 7 stamani. Tutte. Non eravate tranquilla a rimanere in casa? No, no, con i bambini no, dopo il terremoto del 2019 sembrava la stessa cosa. E apriamo ora la pagina della politica andando a Firenze, dove la candidata a sindaco del centro-sinistra Sara Funaro ha illustrato un piano parcheggi che dovrebbe portare a creare 10.000 nuovi posti auto. Oltre 10.000 nuovi posti auto suddivisi nei 5 quartieri tra parcheggi scambiatori, parcheggi di relazione, parcheggi di superficie e aree di sosta. È il piano parcheggi della candidata di centrosinistra Sara Funaro per rispondere alle esigenze delle oltre 200.000 auto che circolano per Firenze. A questi, spiega, si aggiungono altre migliaia di posti ricavati ottimizzando spazi già esistenti, tra questi 2.000 nuovi posti auto per residenti grazie a convenzioni per l'utilizzo di notte di parcheggi di enti pubblici e privati che di giorno vengono usati da lavoratori e clienti. La riserva di posti auto gratuiti o tariffe agevolate per i residenti nei parcheggi di struttura e la sperimentazione di servizi digitali innovativi come lo smart parking, che dà una mappatura in tempo reale dei parcheggi liberi, e una app per il park sharing. L'obiettivo qual è? Molto chiaro, non solo avere più parcheggi e per cui più risposte per i cittadini, ma anche quello di andare a ridurre il più possibile il tempo delle auto su strada e per cui ridurre anche l'inquinamento e ridurre il traffico. La realizzazione di nuovi parcheggi, aggiunge Funaro, oltre a ridare decoro e ordine alle strade fiorentine, libererà spazio che potrà essere destinato alla creazione, per esempio, di nuove piste ciclabili, aree verdi e spazi vivibili. Ed è stata invece una mattina trascorsa nel rione di Sant'Ambrogio per Heike Schmidt, candidato sindaco per il centrodestra, che ha incontrato i residenti. Ho frequentato molto il quartiere negli anni 90, ha detto Schmidt, e anche adesso continuo a frequentarlo. Sappiamo molto bene che anche qui ci sono alcune strade dove si festeggia fino alle ore piccole. D'altro canto però abbiamo il mercato, che è veramente un esempio virtuoso che dovrebbe essere replicato anche in altri quartieri tradizionali di Firenze, questo ha detto Schmidt, che poi ha parlato anche dei bus turistici e del problema della loro sosta. Ci sono strutture che non vengono utilizzate, ha detto, mentre poi invece parcheggiano in 3-4 file tutte da una parte. Questo non è accettabile, secondo Schmidt, va risolto attraverso un rigoroso controllo, ma anche attraverso un aumento del canone che devono pagare i bus turistici. E restiamo sempre a Firenze, però parliamo di rifiuti, perché Alia Multiutility ha presentato un nuovo sito con nuovi servizi digitali. Uno degli obiettivi è proprio contrastare l'abbandono dei rifiuti. Sono tre le novità annunciate da Alia Multiutility per la raccolta dei rifiuti a Firenze. Un nuovo ecosistema digitale di cui fanno parte Alia App, il consiglio ai cittadini è di scaricarla subito, e il nuovo sito web e due implementazioni dei servizi a chiamata. Il primo riguarda il ritiro dei rifiuti abbandonati. Grazie alla app e all'implementazione di oltre 400 uomini del servizio operativo sarà possibile fotografare il rifiuto abbandonato, inviarlo e ottenere una risposta nel giro di 3 ore nel centro dentro i viali e 6 al di fuori. Alia invierà una foto a riprova dell'intervento effettuato.
Il secondo servizio riguarda la raccolta di carta e cartone nel centro storico. Oltre al porta a porta già previsto, sarà attivabile a chiamata 7 giorni su 7 a qualunque ora. La raccolta è garantita entro 3 ore. Noi ci stiamo spostando da un servizio che era rigido, fermo, in cui gli utenti si dovevano adattare all'azienda, a un'azienda che invece si adatta alle richieste dei cittadini e delle imprese. Quindi mettiamo a disposizione una serie di servizi gratuiti per risolvere delle problematiche che possono emergere durante il giorno, durante la notte, durante il fine settimana, quindi con un sistema 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Pensiamo un po' alla rivoluzione degli ultimi 10 anni del commercio, si è passati dai grandi magazzini a comprare tanto online, noi pensiamo a una cosa simile, progressivamente trasferire i nostri servizi sempre più attraverso i canali digitali e sempre più quando i cittadini e gli utenti ne hanno bisogno. Quanto agli aumenti e della Tari, l'assessore all'ambiente risponde così. Grazie a un lavoro faticoso del Comune di Firenze, invece del 13,7 indicato dall'Agenzia Nazionale, siamo arrivati a un 3%. Da un lato, restituendo alle fiorentine e fiorentini le risorse che abbiamo recuperato grazie al contrasto all'evasione, 6,5 milioni, e dall'altro chiedendo all'azienda una mano e non scaricando una parte di questi aumenti sulle bollette. Il lungo ponte del 25 aprile finora è stato caratterizzato dal maltempo. Abbiamo visto ieri all'Abitone dove si è sciato, gli operatori turistici sono contenti, sicuramente molto meno contenti quelli della costa e del mare. Ci colleghiamo ora con Rachele Campi che è da Pisa e ci fa un po' il punto della situazione. Rachele. Buongiorno, lo capite anche dall'abbigliamento e dal vento che sta tirando. Questo 25 aprile non è proprio dei migliori. Ci sono poche persone qui sul litorale pisano. Noi abbiamo fatto un po' un giro e ci siamo resi conto che effettivamente le strade sono abbastanza vuote. Lo vedete anche dietro le mie spalle, c'è la spiaggia, ci sono davvero pochi bambini che stanno giocando e gli stabilimenti balneari sono chiusi. Bene, perché i gestori hanno deciso proprio a causa del maltempo di questi giorni, ma maltempo che si protrarrà anche per la prossima settimana, di non aprire. Adesso stanno facendo dei lavori, stanno mettendo i pali degli ombrelloni. Perché? Perché dal 1° maggio la stagione balneare sarà ufficialmente aperta, però comunque si prevede una settimana ancora di un tempo non proprio bellissimo. Noi abbiamo fatto il punto della situazione con Fabrizio Fontani, che è il presidente SIP della Confcommercio di Pisa, e a lui abbiamo chiesto appunto se ci sono delle novità su questo 25 aprile, se magari qualcuno ha prenotato, insomma, per capire un po' com'è l'andamento, e poi anche se si possono avere delle previsioni per l'estate 2024. Chiedo alla regia di mandare il contributo e ti restituisco la linea. Che cosa ci dicono i dati delle presenze per questo ponte del 25 aprile? Ma purtroppo le condizioni meteo non favorevoli hanno limitato la presenza dei turisti e di conseguenza ancora la stagione non è ancora al meglio. Per quanto riguarda una previsione per il turismo estivo? Ma noi siamo veramente soddisfatti, abbiamo avuto un buon numero di riconferme dei clienti della scorsa stagione, quindi pensiamo di attestarci sui livelli dello scorso anno. Ecco, invece che cosa possiamo dire riguardo all'apertura degli stabilimenti? Hanno già aperto per accogliere i turisti oppure no? Beh, ancora no, ci stiamo preparando per il 1° di maggio, che è la data canonica dell'apertura delle residenze balneari sul nostro litorale, quindi contiamo di essere pronti il 1° di maggio. E le tariffe, parliamo di tariffe, c'è un leggero aumento? Ma se c'è l'aumento comunque derivato dal costo di servizio, delle utenze e del personale dipendente. Ecco, se possiamo già fare, diciamo, un bilancio, una previsione per quanto riguarda le presenze, è positivo rispetto all'anno precedente oppure siamo in linea? Siamo in linea con lo scorso anno, sì, siamo in linea. È stato inaugurato il nuovo centro visite del Parco della Maremma.
Nuovo volto per il centro visite del Parco della Maremma. Nei tempi previsti dal cronoprogramma si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e il nuovo allestimento del centro visite de Alberese, che diventa un hub di informazione territoriale, ecologica e di visita. Colori tenui e accoglienti, video mozzafiato delle bellezze del territorio, mappe, eventi e tanto altro. Un investimento complessivo di 355.000 euro, in parte finanziata dalla Regione Toscana, con il contributo straordinario di 205.000 euro. È un importante ingranaggio di una macchina ormai che è stata profondamente cambiata e sta andando a regime. Questo è un ingranaggio fondamentale. È la nostra vetrina, il nostro salotto buono dove il visitatore arriva e sceglie quale itinerario percorrere. Si fa suggestionare dalle immagini che sono trasmesse, decide il percorso di visita, quindi è uno strumento prima che un luogo. Fa piacere che a questo centro visite si sia aggiunta, grazie a questa ristrutturazione, anche la funzionalità del frantoio dell'Opera Nazionale Combattenti, che diventa un bellissimo spazio per eventi, mostre, dibattiti e racconta la storia profonda di questo territorio, la storia di questo edificio che mette insieme natura e produzione. Presto ci sarà anche un'altra inaugurazione. Stiamo attendendo gli ultimi passi per acquisire il granaio lorenese, anche questo monumento storico del territorio che diventerà, mi piace definirlo, il Boburg della Maremma, diventerà uno spazio di arte, di divulgazione, di didattica importantissimo non solo per il parco ma per tutto il territorio. E a Prato sono state premiate le migliori idee imprenditoriali degli studenti. La 13ª edizione del trofeo AI Miglior Idea d'Impresa Prato 2024 è stata vinta da 6 studenti dell'Istituto Datini e Dagomari che insieme hanno progettato una sepoltura ecologica per gli animali domestici. Un percorso organizzato da Artes Lab col Comune di Prato, dove i ragazzi hanno potuto imparare le basi dell'imprenditoria e poi ideare un proprio progetto d'impresa. Il nostro progetto si chiama Animale, anima.le, e nasce dal nostro amore incondizionato verso gli animali e la nostra idea è quella di poter dare la possibilità ai propri padroni di andare a fare visita al proprio animaletto, creando un boschetto dei ricordi, dando la possibilità appunto al padrone di poter piantare al posto della tomba, della solita lapide, la pianta per il proprio animale. L'edizione numero 13 del progetto di educazione imprenditoriale etica ha coinvolto quest'anno 100 studenti degli istituti superiori Convitto Nazionale Cicognini, Istituto Dagomari, Istituto Datini con gli indirizzi alberghiero e tecnico agrario, l'Istituto Gramsci Keynes, il Liceo Carlo Livi e il Liceo Artistico Umberto Brunelleschi. STAP, che ti permette di imparare a prenderti cura delle piante giocando. C'è uno sviluppo dove tu hai un giardino virtuale e puoi prenderti cura delle piante più particolari, tra quelle più esotiche o quelle più comuni. Le 10 migliori idee sono state presentate dagli stessi giovani di fronte a una giuria di esperti. E i progetti sono stati molto attenti all'etica, quindi sia all'ambiente che al sociale. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni.